Stai lavorando a qualcosa di importante quando dal nulla arriva la notifica di batteria scarica. Provi ad accelerare e lo schermo diventa nero. Non hai finito e puoi solo sperare che il salvataggio automatico abbia funzionato. Sembra ci siano alcuni modi per far durare più a lungo la batteria del portatile. 1. Controllare le impostazioni di consumo energetico. Questo è probabilmente ciò che controllerete per primo, quindi togliamo l'ovvio di mezzo. Potete attivare la modalità Energy Saver per Mac o Power Saver per Windows nelle impostazioni. Vi permettono di scegliere quando spegnere il display ogni volta che siete inattivi. Prima si attiva, più batteria si risparmia. 2. Ridurre la luminosità. Lo schermo del vostro laptop, o meglio la sua retroilluminazione, è una delle principali fonti di consumo di energia dell'intero sistema. Diminuisci la luminosità dello schermo per ottenere 30 minuti di produttività in più al giorno. Di solito lo si può fare facilmente usando uno dei tasti F. Regolate al valore più adatto ai vostri occhi per lavorare senza affaticarli. 3. Cambiare lo sfondo. Lo so, una foto sulla spiaggia come wallpaper può riscaldare il cuore nelle giornate fredde, ma la sua vivacità ha un costo che si chiama batteria. Optate per qualcosa di più scuro, potrebbe anche essere uno schermo a tinta unita. Per le stesse ragioni, liberatevi dello screensaver. 4. Spegnere il computer prima di andare a letto. Chiudere il computer portatile non basta. Quando lo spegni completamente, il sistema cancella le applicazioni e tutte le informazioni extra che ha accumulato durante il giorno. Così si sveglia la mattina dopo, fresco, energico e pronto per un nuovo inizio. 5. Modalità ibernazione anziché sleep. Se si sceglie tra i due, optate per la modalità di ibernazione. Quando il vostro portatile è in modalità sleep, sta ancora utilizzando attivamente la sua memoria e sta scaricando la batteria. Prima di andare in ibernazione, il sistema salva lo stato attuale delle cose e si spegne completamente. È meglio se si attiva questa modalità prima che la batteria sia completamente scarica. 6. Cancellare i file inutili. Quando si libera il disco rigido, si rende più produttivo l'intero sistema. Più il disco rigido è pieno, più lento sarà il vostro portatile e più breve risulterà la durata della batteria. Fatela diventare un'abitudine e sbarazzatevi dei vecchi file e delle cache di tanto in tanto. 7. Disattivare la ricerca Spotlight. Aiuta a trovare tutto ciò di cui hai bisogno in pochi secondi, ma per rimanere così aggiornato, indicizza costantemente i file dell'hard disk. Se non hai bisogno di usarlo sempre, disattivalo in preferenze di sistema, per risparmiare un po' di batteria e riaccenderlo quando vuoi. 8. Mantenerlo al fresco. Quando fa troppo caldo o troppo freddo, il vostro computer portatile non può funzionare in modo efficiente, quindi spreca energia. Lo fa meglio con aria più fredda che con il calore, purché non faccia troppo freddo. Per quanto riguarda il calore, il vostro computer ha sempre bisogno di accedere all'aria fresca, attraverso le prese d'aria. Se lo si tiene in grembo mentre si lavora a letto, si blocca il passaggio dell'aria fredda. E non lasciatelo in macchina in una giornata calda, alla luce diretta del sole nella stanza o vicino al calorifero. 9. Usare la modalità incognito. Quando navighi su internet, ricevi un sacco di suggerimenti automatici per non digitare il nome utente e la password per ogni sito. Ma questa funzione utilizza energia extra, quindi usare la modalità in incognito o una finestra privata può aiutarvi a risparmiare un po' di energia. 10. Non tenerlo sempre collegato. Qualsiasi computer portatile è in grado di gestire un certo numero di cicli di carica nel corso della sua vita, in genere circa 500. Un ciclo viene completato quando si passa da 0 a 10%. Quando si passa dal 50% al 100%, vale come mezzo ciclo. Se la batteria è stata sottoposta a un certo numero di cicli, diventa meno efficiente. Il meglio che potete fare è tenerla carica tra il 50 e l'80%. Potete, per esempio, caricarla al mattino e poi scollegarla per il resto della giornata. 11. Collegare la spina prima che si spenga. Potrebbe sembrare l'opposto del precedente suggerimento, ma significa che non bisogna lasciare che la batteria si scarichi completamente. Collegate la spina quando ha almeno il 20% di carica per evitare di sovraccaricarla. A proposito, siete una di quelle persone che tengono il portatile collegato o aspettate fino all'ultimo momento per ricaricarlo? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, insieme a tutti i consigli che avete disatteso. 12. Scollegare le periferiche non utilizzate.
Le chiavette USB, un disco rigido esterno, la webcam, il mouse wireless, la tastiera esterna e altre periferiche sono tutti alimentati dalla scheda madre. Anche quando non le usi, utilizzano via energia preziosa. Quindi scollegatele e disattivate gli altoparlanti se non state ascoltando musica e disattivate la retroilluminazione della tastiera se è attiva. 13. Spegnere Wi-Fi e Bluetooth. Sono costantemente in cerca di una connessione e questa abitudine vi costerà un bel po' di batteria. Se non avete bisogno di connettività in quel momento, disattivateli entrambi. 14. Chiudere i più grandi consumatori di energia. Controllate quali applicazioni vengono eseguite in background e consumano più energia, anche quando non le usate. Potete farlo nella scheda Utenti e Gruppi e Elementi Login sul Mac. Su un computer portatile Windows, digitare Vedi app con effetti sulla durata della batteria nella barra di ricerca di Windows. Verificate se ne avete davvero bisogno e, in caso contrario, cancellatele. Assicuratevi di uscire da tutte le app che non usate. 15. Disattivare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni. Modificate le impostazioni per attivare tutti gli aggiornamenti solo se siete collegati. Le applicazioni più grandi hanno aggiornamenti pesanti e l'installazione durante l'uso con la batteria ne mangia una grossa fetta. 16. Disattivare le notifiche. L'email e gli account di social network amano la vostra attenzione e usano le notifiche per attirarla. Anche quando non sono aperti, il portatile continua a scaricare i dati per tenerlo aggiornato. È possibile modificarle nelle impostazioni e risparmiare batteria per cose più importanti. 17. Tenere aggiornato il vostro sistema operativo. Gli aggiornamenti sono progettati per rendere il vostro computer portatile più produttivo. Le patch che includono possono risolvere i bug che sono i veri consumatori di batteria. Ogni volta che siete collegati a una presa di corrente, aggiornate il vostro sistema se ne avete la possibilità. 18. Concentrarsi su una cosa. Quando avete 20 schede, un cloud storage aperto, state modificando foto, ascoltando musica e utilizzando altri programmi contemporaneamente, il computer portatile è abbastanza in difficoltà. La sua RAM, memoria d'accesso casuale, non riesce a gestirle, quindi chiede aiuto all'hard disk. Questo processo è un grande utilizzatore di energia. Per concentrarvi su una sola cosa, liberatevi delle tentazioni attivando le modalità aereo. Eliminate le connessioni wireless e bloccate le applicazioni e i processi in background. 19. Passare da un HDD a un SSD. Un disco a stato solido funziona su memoria flash, richiedendo meno energia per funzionare di un normale disco rigido, SSD HDD. Inoltre rende il vostro computer portatile più veloce. Non sprecherete tempo e batteria per le vostre normali operazioni rispetto al computer che gira su HDD. Win-win! Ok, bene, stop. 20. Disattivare gli acceleratori grafici. Assicuratevi che solo i giochi e le app che hanno davvero bisogno di super grafica, come quelle per l'editing di foto e video, possano utilizzare un potente processore grafico, GPU. È possibile disattivare gli acceleratori grafici nelle impostazioni di risparmio energetico. 21. Mantenerlo pulito. Ricordate che il vostro portatile ha bisogno di accedere all'aria fresca in circolazione? Tenete pulite e prive di polvere quelle ventole. Quando sono bloccate, il computer si riscalda in poco tempo e questo diventa un vero problema per la batteria. 22. Utilizzare l'alimentatore originale. Anche un piccolo disallineamento di potenza può sovraccaricare e danneggiare sia il portatile che la batteria. Scegliete l'alimentatore originale o scegliete con cura il ricambio. Controllare se tutte le specifiche sono corrette per evitare problemi. 23. Monitorare lo stato di salute della batteria e sostituirla quando necessario. Nessuna batteria è progettata per durare per sempre ed è possibile verificare per quanto tempo la vostra sarà ancora utile. Queste informazioni si trovano nella scheda Risparmio energia da preferenze di sistema del tuo Mac. Una nota da sostituire presto o Service Battery è una richiesta di intervento. Potete verificarlo anche su un portatile Windows nella finestra del prompt dei comandi. 24. Portare una batteria supplementare. Una batteria esterna sarà la vostra garanzia per non perdere alcun dato importante o rimanere bloccati senza un computer quando ne avrete bisogno. Alcuni computer hanno batterie ricaricabili o permettono di aggiungerne una seconda. Per altri, potete semplicemente acquistare una batteria universale per laptop con una scelta di connettori. La batteria esterna può alimentare quella interna o alimentare il laptop stesso. Se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, metti un like e condividi il video con i tuoi amici. Abbiamo altri bellissimi video che ti potrebbero interessare.
clicca a destra o a sinistra e ricordati di restare sul lato positivo della vita.